Nella prima lettura di questi giorni abbiamo ascoltato il martirio di Stefano. Una cosa semplice come è successo. I dottori della legge non tolleravano la chiarezza della dottrina. E come uscita sono andati a chiedere a qualcuno che dicessero che avevano sentito che Stefano bestemmiava contro Dio, contro la legge. Dopo questo gli piombarono addosso e lo lapidarono, così, semplicemente. È una struttura di azione che non è la prima. Anche con Gesù hanno fatto lo stesso. Il popolo che era lì hanno cercato di convincere che era un bestemmiatore e loro hanno sgridato crucificio, crucificio. È una bestialità, partire dalle false testimonianze per arrivare a fare giustizia, no? Questo è lo schema. Anche nella Bibbia ci sono casi del genere, no? A Susanna hanno fatto lo stesso, a Nabot hanno fatto lo stesso, poi Aman ha cercato fare lo stesso col popolo di Dio. Notizie false, calunnie, che riscaldano il popolo e chiedono la giustizia. È un linciaggio, un vero linciaggio. E così portano al giudice, perché il giudice dia forma legale a questo, ma già viene giudicato. Il giudice deve essere molto, molto coraggioso per andare contro un giudizio così popolare, fatto a posto, no? Preparato. Al caso Pilato, no? Pilato vide chiaramente che Gesù era innocente, ma vide il popolo se ne lavò le mani, no? È un modo di fare giurisprudenza. Che oggi lo vediamo, questo anche oggi è nato, no? In alcuni paesi, quando si vuole fare un colpo di Stato o fare fuori qualche politico perché non vada alle elezioni, così si fa questo, no? Notizie false, calunnie, poi cade in un giudice di quelli che gli piace creare giurisprudenze con questo positivismo situazionalista che è alla moda e poi condanna. È una cosa, un linciaggio sociale. E così è stato fatto Stefano, no? Così è stato fatto il giudizio di Stefano. Portano a giudicare uno già giudicato dal popolo, ingannato. Anche questo con i martiri di oggi succede, che i giudici non hanno possibilità di fare giustizia perché vengono giudicati già. Pensiamo ad Asia Bibi, per esempio, che abbiamo visto 10 anni in carcere perché è stata giudicata da una calunnia. È un popolo che ci vuole la morte. Davanti a questa valanga di notizie false che creano opinione, tante volte non si può fare nulla. Non si può fare nulla.
Io penso tanto in questo alla Shoah. La Shoah è un caso del genere. È stata creata l'opinione contro un popolo e poi era normale. Sì, vanno uccisi. Un modo di procedere per fare fuori la gente che molesta, che disturba. Tutti sappiamo che questo non è buono, ma quello che non sappiamo è che c'è un piccolo linciaggio quotidiano che cerca di condannare la gente, di creare una cattiva fama alla gente, di scartarla, di condannarla. Il piccolo linciaggio quotidiano del chiacchiericcio, che si crea un'opinione, e tante volte uno sente sparlare di qualcuno, dice, ma no, questa persona è una persona giusta, no, si dice che, e con quello si dice che, si crea un'opinione per farla finita con una persona. E la verità è un'altra. La verità è la testimonianza del vero, delle cose che una persona crede. La verità è chiara, è trasparente. La verità non tollera le pressioni. Guardiamo Stefano, martire, primo martire dopo Gesù, primo martire. Pensiamo agli apostoli, tutti hanno dato testimonianza, e pensiamo a tanti martiri, che anche quello di oggi, San Pietro Chanel, che è stato il chiacchiericcio lì a creare, che era contro il re, e si crea una fama e va ucciso. E pensiamo a noi, alla nostra lingua, tante volte noi, con i nostri commenti iniziamo un linciaggio del genere. E nelle nostre istituzioni cristiane abbiamo visto tanti linciaggi quotidiani che sono nati dal chiacchiericcio. Che il Signore ci aiuti a essere giusti nei nostri giudizi, a non incominciare o seguire questa condanna massiccia che provoca il chiacchiericcio.